Buongiorno a tutti voi nell'amore del Signore. Vogliamo leggere oggi in Efesini al capitolo 4, dal versetto 20 al versetto 24. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati da Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Avanti Cristo e dopo Cristo. Dalla maggior parte di chi, come me, ha superato la cosiddetta mezza età e si dirige verso la vecchiaia, si sente spesso dire «quando ero giovane», facendo poi riferimento a fatti avvenuti decenni prima. Se poi si guardano delle foto che ci raffigurano nella nostra gioventù, non si può fare a meno di ritornare con la mente al passato e, nella maggior parte dei casi, si desidererebbe tornare a quei tempi che ci vedevano forti ed agili. Anche a me, come penso accada a tutti ad una certa età, quando guardo le mie vecchie foto, mi tornano in mente la mia passione per la musica, quella per le moto, per le ragazze e le tante altre cose che ho fatto, tra le quali ve ne sono molte, che ora giudico da incosciente. Quando poi rientrano nella realtà, realizzo che quel ragazzo dalle foto non esiste più e che tutto ciò che era e che ha fatto, gli amici, la scuola, i compagni, il servizio di leva, appartengono ad un mondo oramai irreale, chiamato passato. Di questo mondo passato, tutto ciò che ci rimane sono le esperienze che abbiamo fatto e che attraverso le nostre scelte ci hanno fatto diventare le persone che oggi siamo. Per quanto mi riguarda, contrariamente al pensiero comune, non vorrei tornare indietro negli anni, anche se con le esperienze di oggi, perché ciò che sono e ciò che ho, nel bene e nel male, è la mia vita. E, nel bene e nel male, l'ho scelta io. Per i veri credenti, realizzare che il proprio passato non esiste più aiuta a comprendere meglio l'intento di Dio quando dice in Isaia 43:25 «Io sono, per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati». Ogni credente sa che la propria vita, dal momento che ha accettato Gesù come Salvatore, si è divisa in due periodi fondamentali e storici proprio come il nostro calendario. Avanti Cristo e dopo Cristo. C'è stato un tempo in cui eravamo avanti Cristo o, se vogliamo, senza Cristo. Pensavamo che la nostra vita era tutta lì e ci si soffermava poco o niente a riflettere a cosa ci sarebbe stato dopo. Eravamo pieni di speranze, ma anche pieni di incertezze perché non sapevamo cosa ci riservasse il futuro. Prendevamo tutto quello che ci soddisfaceva, molte volte a discapito degli altri o facendo addirittura loro del male, pur di appagare il nostro egoismo per trarne piacere. Non stavamo a chiederci se e quanto saremmo vissuti, anzi, tenevamo lontano il pensiero della morte perché esso ci procurava soltanto angoscia. C'è stato poi il tempo che abbiamo incontrato il Signore e la nostra visione della vita è cambiata. Il momento che abbiamo riconosciuto le nostre meschinità ed abbiamo chiesto di perdonarci, Egli ci ha detto «Non mi ricordo più dei tuoi peccati», come abbiamo letto nel libro di Isaia. Ora appartengono ad un passato che non esiste più. Ci ha spogliati così dell'uomo vecchio, quello che viveva avanti Cristo, e ci ha rivestiti dell'uomo nuovo, attraverso il quale abbiamo iniziato un nuovo cammino nel tempo dopo Cristo, quello della grazia, dove stiamo sperimentando ancora la gloria di Dio che ha rinnovato e sta rinnovando la nostra vita. Oggi non viviamo più di speranze, ma abbiamo solo certezze. Ci esercitiamo di continuo all'amore e alla comprensione verso gli altri. Non temiamo più di argomentare intorno alla morte, perché anch'essa, la morte, appartiene all'avanti Cristo e non esiste più. Noi veri cristiani facciamo nostre le parole dell'Apostolo Paolo, il quale in Filippesi 3, dal versetto 13 al versetto 14, dice «Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù». Avanti dunque, non vivere di passato, ma insieme continuiamo ad andare avanti senza stancarci,
perché la nostra meta è vicina, è proprio alle porte. Dio vi benedica.